posto così con un gol per tempo il Genoa ha battuto la Roma, soprattutto riscattando poi l'eliminazione ad opera del Perugia in Coppa Italia. Dunque vediamo questo 2-0, sentiamo Gianni Cerqueri. Genoa dominatore, Roma sorprendente in negativo. Subito in avanti i padroni di casa con questo colpo di testa di Signorini, poi prova Bortolazzi su calcio di punizione, Lorieri già attento, una giornata molto impegnativa per il portiere della Roma. Ingenuità di Lanna, prova ad approfittarne Ruotolo, Lorieri ancora all'altezza della situazione. La Roma sta a guardare, estremamente timida, e per Lorieri ci sono gli straordinari, qui un rimpallo per poco non favorisce Nappi. Perfetto l'arresto di Torrente, velo di Ruotolo, Nappi lunga preparazione, poi sbaglia il destro. Non si registrano azioni della Roma in attacco, insiste invece il Genoa, Petrescu, Nappi, prodigioso riflesso di Lorieri, che ha contenuto le dimensioni della sconfitta giallorossa. Ecco il primo gol, Ruotolo per Lorenzini in assoluta solitudine, scarica in rete il sinistro, rivediamo da altra angolazione. Nella ripresa Mazzoni manda in campo Scarchigli al posto di Benedetti, una chance per Rizzitelli ma il destro è completamente da dimenticare. Poi un'occasione per Ciocci, una girata non fortunata, prova Scarchigli dalla distanza, un tiro che sorprende anche un po' il nostro operatore sinistro che coglie la base del palo. Poi Lanna ha protestato per una presunta trattenuta di Murgita ai suoi danni in area di rigore. Ed ecco il secondo gol del Genoa, una splendida azione, Ruotolo per Nappi, che anticipa Lorieri, palla in rete, rivediamo il secondo gol del Genoa, un'azione avviata da Petrescu e finalizzata alla grande da Nappi, Roma sbilanciata e il Genoa con il Ruotolo va vicino al terzo gol. Il Genoa ha dominato il campo in lungo e largo, superiore alla Roma davvero in ogni reparto, non ha pesato per la squadra di Maselli l'assenza di Scuravi, evidentemente ancora non a posto con un ginocchio. I due agili attaccanti del Genoa, Nappi e Ciocci, hanno davvero messo in difficoltà la Roma, ci sarà molto da lavorare per i giallorossi di Mazzone, linea Galeazzi. Senti Gianni, sei ancora lì, senti, questo cambio di mentalità, ecco, come hai visto il Genoa dall'eliminazione in Coppa Italia nella squadra di Serie C, adesso a questo 2-0 a Roma. Evidentemente il passo falso in Coppa Italia contro una squadra di Serie C ha motivato molto l'ambiente, Maselli ha subito preteso dai suoi ragazzi grande concentrazione, alla prima occasione in campionato la risposta dei giocatori del Genoa è stata davvero all'altezza della situazione e credo che forse il Genoa per primo si sia sorpreso della pochezza odierna della Roma. Grazie Gianni, adesso vediamo